Allora, la Tunisia ci riprova. Dopo la caduta del governo di Elias Fatfak, il presidente il capo allo Stato, il presidente della Repubblica, Saied, ha nominato un suo uomo di fiducia, che è Hichem Mechichi, gli ha dato l'incarico di formare un nuovo governo. È stata una scelta a sorpresa, ma fino a un certo punto, per chi conosce questo capo dello Stato. I partiti gli avevano presentato una rosa di 37 nomi tra i quali scegliere il capo del nuovo governo. Lui ha ignorato tutto, non ha tenuto in alcun conto i desiderata dei partiti. E ha nominato Mechichi, che è un suo uomo di fiducia. Mechichi è un giurista di 46 anni, abbastanza giovane, che si è laureato in giurisprudenza nella stessa facoltà dove per tanti anni ha insegnato Saied, che è il capo dello Stato. Mechichi è stato anche consigliere giuridico del capo dello Stato, e sono due persone che vanno molto d'accordo. Mechichi è proprio un uomo di totale fiducia di Saied. Sono entrambi giuristi, però sono anche entrambi a digiuno di economia. Questo potrebbe essere un handicap, potrebbe essere anche un vantaggio. Saied, con la scelta di Mechichi, ha deciso di puntare più sulla sicurezza dello Stato. Mechichi è stato nell'ultimo governo, quello di Fakhfakh, ministro degli interni, piuttosto che sull'economia, perché Saied è convinto che se c'è sicurezza dello Stato, c'è pace sociale, anche l'economia riprenderà il suo passo. Il lato positivo di Mechichi è che, essendo stato da sempre un uomo d'apparato, quell'apparato lo conosce. Siccome negli ultimi tempi in Tunisia, come in fondo un po' in tutti i paesi del Maghreb, la sicurezza non è mai un dato di fatto acquisito, e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio, perché essendo un profondo conoscitore dell'apparato, potrebbe riuscire a vedere in tempo eventuali segnali di eventi poco promettenti. Un altro vantaggio e svantaggio è che Mechichi non ha un partito alle spalle, non è uomo di partito. Questo a prima vista potrebbe dire: vabbè, a questo punto non è detto che questo riceverà la fiducia. Lui ha il tempo fino al 26, un mese, il 26 di agosto, per formare un governo e chiedere la fiducia al Parlamento. La fiducia è abbastanza scontata. Perché in caso di mancata fiducia a questo governo, Saied sarebbe costretto a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni. E siccome anche in Tunisia, come in buona parte del mondo, tutti tengono famiglia, questo è un evento ovviamente possibile, ma diciamo allo stato attuale anche improbabile. Mentre è probabile che, dopo la fiducia, non è detto che il Parlamento apra un'autostrada ai provvedimenti di questo governo. Ecco, ci sono tanti partiti in perenne lotta tra di loro, e alcuni anche in perenne lotta anche al loro interno. E questo. Qui magari ci sono anche abituati, in fondo ci sono abituati anche in Italia, ma certamente non facilita le cose. Mechichi è un uomo molto, molto anonimo. Anche durante la gestione di questi mesi come ministro degli interni non ha fatto parlare di sé. Saied comunque non ha voluto nessuno che sia legato al mondo dell'economia, per evitare i problemi che ci sono stati anche con Fakhfakh, accusato di conflitti di interesse, che era un uomo vicino a Macron, vicino alle grosse compagnie petrolifere francesi. Mentre lui ha voluto evitare qualunque tipo di, non solo di sospetto, ma anche di implicazione. Allora si è rivolto a un uomo di sua totale fiducia, il che questo significa
che sebbene dopo la rivoluzione e la riforma della Costituzione questa non sia una repubblica presidenziale, Ben Ali durante la dittatura aveva centrato su di sé praticamente tutti i poteri, poteri che dopo la rivoluzione e la nuova Costituzione vengono suddivisi tra capo dello Stato, governo e Parlamento, in fondo un po' il pesi e contrappesi che possono garantire la democrazia. Ora Meccici deve formare un governo e lui davanti a sé ha una scelta: o forma un governo che rappresenta la realtà dei partiti in Parlamento, oppure fa un governo ignorando anche lui i desiderata di questi partiti e forma un governo che sia compatto e a sua immagine e somiglianza. Questa seconda scelta probabilmente determinerebbe una maggiore efficienza da parte del governo, ma anche una minore tenuta durante tutte le votazioni che ci saranno in Parlamento. Se Meccici dovesse optare per formare un governo sganciato dai partiti, chiamiamolo così, e a questo punto aumenterebbe considerevolmente la posizione di Saied, il capo dello Stato. Perché? Perché aumenterebbe la sua influenza sul governo, per cui potrebbe, in linea pratica, ovviamente non teorica perché questo non può avvenire, oltre ai poteri che sono suoi del capo dello Stato, quelli poteri che gli assegna la Costituzione, potrebbe influenzare molto pesantemente le scelte del governo, al quale la Costituzione attribuisce altri poteri. Questo Meccici sembra essere un uomo pratico. Nel suo discorso fatto subito dopo aver ricevuto l'incarico, è stato un discorso di 3 minuti che si è concluso con una frase ben augurante, soprattutto per lui: che Dio ci accompagni.